Queste sono immagini di oltre un anno fa. Le indagini in corso, ovviamente, stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Il governo non ha intenzione di dimenticare. Non può esserci giustizia dove c'è abuso e non può esserci rieducazione dove c'è sopruso. La Costituzione italiana sancisce all'articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus. Dunque partiamo dalle immagini, dalle parole del Premier Draghi pronunciate dal carcere di Santa Maria Capua Vetere mercoledì scorso, da quel carcere che è stato teatro nell'aprile del 2020, prima di una sollevazione, di una sommossa da parte dei detenuti a causa del Covid, per la paura di contrarre il Covid, e poi le repressioni, la dura repressione, la vendetta, possiamo dirla così, da parte di un gruppo di guardie carcerarie, che abbiamo visto tutti quanti e che hanno sollevato tutta quella indignazione popolare per la durezza della repressione. Dunque partiamo da qui, partiamo da queste parole che si intrecciano con un evento che è successo ieri e che riguarda questa foto, la foto che adesso la regia ci farà vedere dal tablet, la foto di due sorridenti protagonisti della scena politica e soprattutto di quella che riguarda il mondo del Movimento 5 Stelle, ovvero l'incontro che c'è stato a Marina di Bibbona ieri tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che in qualche modo ha sancito la pace. Come ha scritto su Facebook Beppe Grillo, ora pensiamo al 2050. Come si intrecciano questi due eventi? Stamattina intanto ce lo spiega Claudia Fusani, collega del Riformista. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma si intrecciano in questo modo perché adesso Conte è diventato il leader politico del Movimento, con la diarchia, con Grillo, poi dopo le cose, cioè tutti i vari dettagli saranno visti strada facendo. Però Conte, quando succedevano i fatti in quel carcere, era premier, così come in Viareno al Ministero della Giustizia ci stava allora Alfonso Bonafede. Esatto, Alfonso Bonafede. E le parole che ha detto Draghi mercoledì, che sono un'assunzione di responsabilità politica, no? Perché questo ha fatto Draghi, dice: noi siamo qui perché abbiamo sbagliato. Ecco, un'assunzione di responsabilità politica che forse dovrebbero fare anche l'allora Ministro della Giustizia e l'allora Premier. Io credo che sarebbe giusto che lo facessero, perché quello che è successo in quei mesi è tutto molto strano. Ci ricordiamo che c'era il Covid, nelle carceri scoppiarono alcune rivolte. Si disse, fu detto dall'interno del carcere che erano state rivolte a comando da parte di alcuni boss. Invece erano rivolte perché comunque c'erano voci che si rincorrevano, non c'erano le mascherine, erano stati interrotti tutti i vari contatti con le famiglie. E ricordiamo eccetera, che non riguarda solamente Santa Maria Capua Vetere, perché no, oggi sono sei anche inchieste. Esatto. Ci sono sei inchieste. In oggi anche Repubblica torna c'è sul carcere di Melfi. C'è stata una gestione, io non voglio, per carità, è troppo facile dopo accusare, quindi io non sto accusando nessuno, però sicuramente è stata una gestione difficile e sbagliata in quelle settimane. Il capo del DAP fu cambiato, anche perché ci furono alcuni boss, furono mandati a casa, vi ricordate, con le circolari. Non si capì quelle circolari che erano state firmate, come, perché, Bonafede. Insomma, un pasticcio. La situazione non era semplice per nessuno, però io credo che sia Conte che Bonafede dovrebbero, così come ha fatto Draghi ieri, così come ha fatto Draghi mercoledì, fare assumersi quantomeno una responsabilità politica di quello che è avvenuto e che è veramente una pagina nerissima nella nostra storia. Io quei pestaggi lì li abbiamo visti in qualche modo giusto 20 anni fa, cioè il G8 esattamente, a Genova. Esattamente, ricorre il 20° anniversario. Do il buongiorno a Enrico Borghi per il Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stefano Candiani per la Lega, buongiorno Candiani. Buongiorno e buona giornata a voi gli ascoltatori. E Alessandro Sansoni, buongiorno anche a te.
Buongiorno Andrea. Agenzia Nova. Allora, Alessandro Sansoni, parto da te. Insomma, abbiamo sentito, credo che ci sia qualche problema con il collegamento con Sansoni, adesso proviamo a migliorarlo. Allora, possiamo rivolgere la domanda a Enrico Borghi, perché ecco, questo è il tema legato alle carceri, però c'è un altro tema che diciamo può unire entrambi i discorsi, ovvero quello che succederà la prossima settimana con la riforma della giustizia. Beh, certo. Perché ad esempio sul tema della riforma della giustizia, il Premier Conte non è stato, diciamo così, tenerissimo. Nel Partito Democratico temete che in qualche modo la riforma o gli emendamenti che verranno presentati da parte del Movimento 5 Stelle potrebbero in qualche modo stravolgere la riforma stessa? Ma innanzitutto credo sia doveroso un apprezzamento a quanto ha fatto il Premier Draghi e la Ministra Cartabia e che voi avete documentato all'inizio del collegamento. Il fatto che un Presidente del Consiglio sia andato in quel carcere, abbia detto quelle parole, si sia di fatto, anche se non è un ragionamento diretto, ma in termini istituzionali, assunto alcune responsabilità e alcuni impegni di fronte alla gravità di quello che è accaduto, è sicuramente un elemento da sottolineare e da apprezzare. Dopodiché, per chi ha delle responsabilità di natura politica, oltre a stigmatizzare la gravità di ciò che è avvenuto in quel carcere e nelle carceri italiane, occorre andare più a fondo. Per la verità non tutti lo abbiamo stigmatizzato con la stessa intensità e con la stessa lunghezza d'onda, ma questo lo lascio agli osservatori. Ma il tema vero è a questo punto entrare nel merito sul perché determinate cose possano avvenire e siano avvenute. Mi pare di tutta evidenza che c'è stato qualcosa che non ha funzionato sulla catena di comando, sulla gerarchia che presiede l'organizzazione e la gestione delle nostre carceri, e chi è preposto dovrà necessariamente intervenire per consegnare anche al legislatore un eventuale quadro di interventi qualora sia necessario. E qui mi collego alla seconda domanda che lei mi ha fatto. Noi come Partito Democratico esprimiamo un giudizio positivo del lavoro sin qui fatto dalla Ministra Cartabia. Intanto un giudizio positivo per il metodo. I nostri rappresentanti e i nostri parlamentari che hanno lavorato su questo tema hanno avuto una interlocuzione costante, un'interfaccia significativa con la Ministra, dimostrazione di una sensibilità in una capacità di ascolto non comune da parte di ministri che non fanno parte del Parlamento e più in generale che non provengono dall'esperienza politica. E riteniamo che quel prodotto che è uscito dal Consiglio dei Ministri naturalmente sia meritevole di come dire, miglioramenti in sede parlamentare, che il Parlamento non è il luogo dei passacarte, ma abbia un impianto assolutamente condivisibile. E lo ricordiamo, fa parte di uno degli impegni che il nostro Paese si è assunto connessi direttamente col meccanismo. Ecco Borghi, perché il fattore tempo è determinante da questo punto di vista, e l'hanno spiegato più volte, insomma, sia i leader politici che il Premier Draghi. A tal proposito, c'è stato, prima di andare a Santa Maria Capovetere, Mario Draghi ha incontrato Matteo Salvini. Ascoltiamo le parole di Salvini all'uscita, perché Salvini sottolinea proprio il fattore tempo, e poi parliamo di un verbo che unisce, diciamo, il tema delle carceri a quello della giustizia, che è depenalizzare, perché sulla depenalizzazione ci potrebbe essere potrebbe essere un punto di frizione molto molto forte all'interno della maggioranza. Ascoltiamo le parole di Salvini. Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi, bisogna correre sulle riforme, accelerare sulle riforme, quindi riforma della giustizia da portare in Parlamento e da approvare entro l'estate e referendum su cui stiamo raccogliendo le firme che servono per accelerare e coprire anche temi che la riforma Cartabia non affronta, riforma fiscale con taglio delle tasse per la Lega prioritaria, riforma della pubblica amministrazione, riavvio di tutti i cantieri fermi, un tema di cui abbiamo parlato lungamente è la riapertura delle scuole per tutti e in sicurezza, con tutti gli insegnanti in classe e con tutti i bimbi e gli studenti in classe, senza preclusioni, senza esclusioni.
E qui insomma unisce una serie di punti che sono caldi insomma, nell'agenda politica. Oggi sul Domani Giulia Merlo fa una ricostruzione, insomma fa la fotografia di quelle che sono i detenuti presenti e la capienza regolamentare degli istituti penitenziari. Allora, se voi vedete la linea, quella arancione, rispetto a quella rossa un po' più scura, la linea arancione sono i detenuti presenti rispetto alla capienza regolamentare. Allora vedete come regioni importanti, popolate, come ad esempio la Lombardia, la Campania, il Lazio, la Puglia e ancora l'Emilia Romagna e il Veneto, sono tutte quante regioni dove i detenuti presenti sono maggiori rispetto alla capienza regolamentare. E se vediamo da quest'altra parte anche quest'altro grafico, i detenuti presenti per posizione giuridica, si fa la differenza tra primo giudizio, condannati non definitivi e condannati definitivi. E vedete che la parte chiara, insomma, è una parte comunque importante all'interno, insomma, di questo grafico. E vado da Stefano Candiani, perché se da questo punto di vista la Lega teme che in qualche modo, ricordiamo che Candiani ha fatto parte del Conte 1 come sottosegretario al Ministero dell'Interno, il tema della depenalizzazione, cioè la possibilità di riprendere in mano la riforma che era stata voluta da Orlando quando era Ministro della Giustizia, si possa ripartire da lì e in qualche modo c'è chi teme, insomma, la parte più giustizialista, possiamo dire così, il colpo di spugna. Oggi il Fatto Quotidiano prende una posizione molto netta a tal proposito: Cartabia libera tutti, fino a 6 anni di pena, vogliono ancora più misure alternative. E se questo, insomma, per la Lega potrebbe essere anche un problema? Innanzitutto registriamo che ormai la posizione del Fatto Quotidiano è dire esattamente sempre il contrario rispetto a quello che fa il governo Draghi, quindi ormai lo sport di quel giornale è esattamente anche contraddicendo se stesso. Vabbè, opinioni libere, insomma. Sì, sì, ma mi consento però di fare questa chiosa, certo, perché una volta ogni tanto... Certo. Ecco, commentiamo anche i titoli dei giornali. Andando invece nel merito, no, è evidente che non si può giudicare la riforma Cartabia da un singolo elemento, e se si guardano i singoli elementi si possono avere giudizi molto contrastanti, perché ovviamente i singoli non collimano. Bisogna vedere come si uniscono tutti i punti. Il ministro Cartabia verrà in Parlamento mercoledì e riferirà rispetto alla riforma che ha proposto e che il governo presenterà alle Camere. È indubbio che a noi interessa il sistema complessivo della giustizia. Se si parla semplicemente di un tassello, ovvero qualche cosa che serve per liberare le carceri, dico attenzione, perché il meccanismo svuota carceri l'abbiamo già sperimentato in passato. Qui la domanda è domandarsi come si possa arrivare ad avere ancora gente carcerata senza aver avuto un giudizio, cioè quella linea tenue chiara che faceva vedere prima. Ecco, su questa cosa bisogna avere delle risposte, perché il sistema giudiziario funziona bene nel momento in cui è rapido, dà delle risposte, e nel momento in cui in carcere ci finisce chi è condannato a scontare una pena. Ora, ci troviamo certamente in un momento in quale abbiamo un meccanismo che è stato per una parte ritoccato, e penso alla riforma Bonafede sulla prescrizione, senza andare però a rivedere il sistema del processo penale o anche quello civile, che peraltro disincentiva notevolmente anche la ripresa economica, perché con tempi lunghi sappiamo come vanno le cose. Però ecco, noi preoccupa un attimo se la questione deve essere affrontata solamente per l'aspetto dello svuotacarcere, perché questo sarebbe veramente un problema anche nei confronti di rispetto dei cittadini che hanno subito dei torti. Se si parla di un sistema che ha bisogno di un punto zero per poter ripartire, ma con meccanismi seri che consentono a chi ha subito un torto di vederselo riparato e a chi ha commesso un reato di essere recuperato ma di scontare una pena, come è giusto che sia, in carcere se deve essere in carcere, in altre forme se deve essere in altre forme, ma con serietà, questo è fondamentale. Se mancano questi presupposti, ovviamente non si può parlare di riforma del sistema, ma si parlerà di sistema puntuale, e sarebbe ovviamente uno svuotacarceri mascherato sul quale non potremmo certamente essere d'accordo. Oh, Alessandro Sansoni, perché ecco, il dato politico poi alla fine è questo, cioè se passa una determinata linea è come se fosse una sorta di sconfessione di quello che è stato il Conte 1, se ne passa un'altra e invece è, da questo punto di vista, una piccola rivoluzione forse. Beh, c'è un dato politico, è chiaro che anche la riforma Cartabia sta subendo da vicino, insomma, nel testo, nel merito, le pressioni che ci sono tra i vari orientamenti della maggioranza che è composita, e anche per questo magari vengono fuori delle cose che qualcuno ha definito pasticciate. Forse poteva essere interessante semplicemente ritornare alla situazione ante riforma Bonafede sulla prescrizione, piuttosto che sospendere l'azione penale e mantenere invece in vita il reato, no? Che è una
questione che molti, anche la NM, ha criticato, ma non solo, anche da parte degli avvocati c'è stata una critica in questo senso. Dopodiché c'è un sistema complessivo che presenta tante difficoltà. Prima Claudia Fusani ha ben ricordato tutto quello che è accaduto tra il marzo e l'aprile del 2020 nelle carceri italiane. Abbiamo un problema di sovraffollamento, lo si vedeva prima, in particolar modo in alcune regioni, la Campania sicuramente è una delle regioni assieme alla Lombardia dove questo sovraffollamento è più grave. Speriamo che effettivamente gli 8 padiglioni in più che il PNR prevede di costruire nei prossimi anni siano fatti, dopodiché secondo me è importante non avere preclusioni rispetto a strumenti come l'amnistia o l'indulto, purché essi siano inseriti poi in una cornice che ha una sua logica di riforma del sistema giudiziario e carcerario italiano per resettare e magari ripartire meglio. Stamattina anche Sebastiano Ardita, insomma, che si è occupato molto di carceri, il magistrato consigliere del CSM, lo dice in un'intervista alla Stampa, di riscrivere le regole, quindi anche riscrivere la legge Gozzini, insomma, e se ne parla da parecchio tempo. Però io volevo dire tre cose molto, 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 molto veloci. La prima, la ministra Cartabia ha giurato il 14 di febbraio e dal primo di marzo ha cominciato colloqui con tutte le parti politiche, con avvocatura e con magistratura. Mm-hmm. Quindi che adesso, quindi ognuno è stato informato passo passo di quello che stava facendo e di come si stava sviluppando la cosa. Che adesso al solito ritirino fuori, si alzi il dito, mi pare francamente un po' stucchevole. Primo punto. Secondo punto, nel Consiglio dei Ministri di una settimana fa tutte le forze politiche e maggioranza hanno detto sì a questa riforma tutti insieme e si sono impegnati nel farla passare in Parlamento, perché abbiamo un'urgenza temporale a farla passare in Parlamento. Ti interrompo un secondo, perché Draghi ha avuto incontri con tutti i leader politici tranne con il Movimento 5 Stelle e con Conte, ma perché aspettava, diciamo, l'investitura. Il patto della spigola è stato accelerato perché, ed è stato fatto così un pochino mettendo parecchia roba sotto il tappeto proprio per evitare questo pasticcio che Draghi parlava con Draghi parla con Grillo anziché con Conte. Poi Draghi continuerà a parlare anche con Grillo perché c'è un rapporto tra i due. Adesso parlerà con Conte perché è capo politico. Quindi volevo dire che il 23 di luglio la vecchia riforma buona fede del processo penale, perché la ministra ha usato la cortesia istituzionale non di presentare una sua riforma ma di presentare emendamenti alla riforma buona fede. Io lo trovo un atto di cortesia importante rispetto all'ex ministro. Quindi gli emendamenti, quindi il 23 luglio, attenzione alle date, il testo buona fede con gli emendamenti Cartabia vanno in aula. Uh-huh. In quella data, sempre il 23, questo martedì scadono i subemendamenti e lì si vedrà che cosa vuole il Movimento 5 Stelle, che cosa vuole la Lega, visto che finora hanno detto tutti sì e adesso tutti dicono che c'è qualcosa che non va. L'ultima cosa volevo dire, la riforma Cartabia, lo so che qui non abbiamo tempo ed è noioso. Ed è per questo che il 21, è per questo che il giorno, che due giorni prima va a riferire su Santa Maria Capovede, certo, in modo tale da, diciamo, completa togliere tutto il quadro. Però appunto le date, il 23, la data del 23 non possiamo prescindere perché ci sono arrivati 25 miliardi a noi. Mm-hmm. Signori, l'Ecofin ha approvato i 25 miliardi. Una delle condizioni è la riforma della giustizia entro la fine di luglio. Ma infine, volevo dire l'ultimissima cosa, la riforma Cartabia non è uno svuota carceri, non è un cancella processi, non è nulla di tutto ciò. È un organico, è una cosa organica che fin dall'inizio fa in modo che ci saranno meno processi, perché a processo ci si va solo se le prove, gli indizi saranno forti e coincidenti in maniera seria. Ci saranno tutta una serie di pene alternative, perché il carcere, come ha ricordato Draghi, Costituzione, la civiltà di un paese si misura dalla capacità di un paese di correggere le persone che hanno sbagliato e di aiutare le persone che hanno sbagliato. Quindi la riforma Cartabia è tante cose, e sono tante cose per avere meno processi ed averli in tempi più veloci. Non si può prendere un pezzetto e attaccarlo su quel pezzetto, perché questo vuol dire fare un gioco sporco. E Borghi, in una battuta, il dato politico del patto della spigola di ieri mette il punto al dibattito anche interno al Partito Democratico sulle alleanze da qui all'elezione del Capo dello Stato, oppure è ancora tutto aperto?
Noi guardiamo con grande rispetto alle dinamiche interne degli altri partiti. Tutto quello che arriva per stabilizzare il quadro politico, consentire al governo di esercitare la propria azione in tranquillità e trasferire le riforme sul piano concreto è benvenuto. Allora restiamo su questo tema, tra poco ci raggiungerà anche Sabino Cassese, ci raggiungerà Livio Gigliudo, il vicepresidente dell'Istituto Piepoli, per fare un po' anche un'analisi politica di quello che pensano gli italiani su tema così importante come la giustizia, e poi più avanti parleremo anche del Green Pass. Pochi minuti e torniamo in diretta. Il carcere è un luogo di dolore, di sofferenza. Il carcere è un luogo di pena, appunto, ma non sia mai un luogo di violenza e di umiliazione. Lo ricordava il Presidente del Consiglio, la pena non sia mai contraria al senso di umanità. Queste sono le parole della Costituzione che ci auguravamo di poter dare date per acquisite, per sempre, e che invece oggi scopriamo che ogni volta debbono essere riconquistate. Presidente, la sua presenza qui è più eloquente di mille parole e dice che ciò che accade nelle carceri ci riguarda tutti. I problemi delle carceri sono problemi di tutto il governo, di tutto il paese, non solo di un settore dell'amministrazione della giustizia, né tantomeno di un solo istituto penitenziario. La sua presenza dice, e le sue parole esplicitano, che di quei problemi tutto il governo vuole farsi carico. E questo invece è il passaggio del ministro della giustizia Cartabia l'altro ieri a Santa Maria Capua Vetere. Buongiorno a Sabino Cassese, buongiorno professore. Buongiorno. Dal buongiorno anche a Livio Gigliudo, il vicepresidente dell'Istituto Piepoli. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, professor Cassese, noi nella prima parte insomma, abbiamo analizzato in parte insomma, quello che è un passaggio in questo periodo storico. Siamo partiti dalle carceri, dai fatti di Santa Maria Capua Vetere, abbiamo unito alla riforma della giustizia il tema della depenalizzazione e il dato politico del patto della spigola. Insomma, abbiamo unito insieme questi tre eventi. Io da lei vorrei sapere questo passaggio, perché abbiamo finito parlando di depenalizzazione, che è uno dei temi caldi in questo paese, perché da una parte ovviamente il consenso dell'elettore medio, possiamo dire così, su un tema così delicato come la giustizia è molto sensibile all'argomento, dall'altra parte però c'è una situazione, una fotografia delle carceri italiane che è in grande sofferenza. Ma guardi, c'è una valutazione ormai diffusa tra tutti gli addetti ai lavori, che noi abbiamo fatto troppo ricorso alle fattispecie penalistiche. Viene chiamato dagli addetti ai lavori panpenalismo. E ogni volta che proviamo che c'è qualcosa che va corretto, cerchiamo di correggerlo con delle sanzioni di carattere penale. Bisognerebbe cercare di ridurre queste sanzioni, prima le fattispecie di reato e di crimine, e poi naturalmente le sanzioni, e ricorrere ad altri strumenti che possono essere amministrativi, ma in molti casi anche degli strumenti che riguardano l'educazione della collettività. Non sempre bisogna ricorrere cioè alla frusta, qualche volta si può ricorrere anche al convincimento delle persone. E d'altra parte, per esempio, un capitolo di questo tipo è anche incluso nel disegno di legge, nella proposta di legge Zan, dove si parla appunto dell'intervento della scuola e dell'educazione per convincere le persone a non cadere in quei reati. Ma anche lì però poi dall'altra parte si creano nuove fattispecie di reati e di sanzioni. Livio Gigliudo, su questo tema, dicevo, insomma, sulla giustizia, gli italiani sono estremamente sensibili. Voi avete insomma, elaborato un grafico, lo dico alla regia, il cartello relativo alla giustizia, che dovrebbe essere il cartello numero 1. E quali sono i risultati?
Ma sì, noi ovviamente abbiamo sottoposto all'opinione pubblica l'idea di riforma della giustizia che viene fuori dal referendum, no? Abbiamo testato il referendum proposto da Lega e, dai radicali. Ovviamente non c'è ancora un grandissimo livello di informazione ed è per questo che vedete in molti che ci dicono di essere ancora senza opinione, sostanzialmente un po' meno di un cittadino su cinque. Allora, questo riguarda il referendum della Lega e dei radicali, insomma, su questo tipo di riforma, ecco. Esattamente, e devo dire che su questo quello che emerge in generale sul tema della giustizia, gli italiani hanno la sensazione che ci si sia un po', non voglio dire impantanati, diciamo che ci sia la necessità di accelerare su questo tema e che quindi anche forse il referendum possa essere percepito come una sorta di spinta, ma questa opinione non è uguale nella nostra popolazione, sono delle differenze importanti in base al orientamento politico. Gli elettori di centrodestra sono largamente favorevoli, sì quelli della Lega ma anche quelli di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, quelli del Movimento 5 Stelle sono favorevoli, un po' di meno ma lo sono in maniera comunque importante. Attenzione all'elettorato del Partito Democratico, perché questo è comunque un referendum lanciato dalla Lega, anche se anche ovviamente dai radicali, anche tra di loro c'è un 40% che non è pochissimo, che vede positivamente il referendum. Come interpretare questo dato, visto che ancora in molti non sanno qual è il contenuto del referendum, non c'è ancora questa conoscenza così approfondita? Probabilmente, come dicevo prima, è più percepito come uno strumento di pungolo, come una spinta, insomma, riformiamo perché, come diceva anche prima, giustamente il professor Cassese, c'è qualcosa che non va e quindi bisogna intervenire. Ecco, Candiani, è questa l'idea originale della raccolta firme per il referendum, cioè fare delle pressioni nei confronti del governo per avere quelle riforme che magari in un altro modo non si potrebbero avere? Indirizzerei più nei confronti del Parlamento più che del governo, perché è indubbio che lo strumento in questo caso è uno strumento che agisce attraverso la Costituzione per mettere anche dei paletti. Il Parlamento sono tanti anni, troppi anni che cincischia nel prendere una posizione organica sulla giustizia, perché anche qui l'avete accennato più volte, il professor Cassese come sempre in maniera molto puntuale l'ha messo a fuoco, non si può parlare di un'azione singola ma si deve parlare di una riforma di sistema. Altrimenti si va a parlare di depenalizzazioni ma non si parla di come le carceri poi si riempiono di gente che è in attesa di giudizio, piuttosto che ci sono processi penali o civili estremamente lunghi che non producono poi neanche la crescita o lo sviluppo economico che il paese ha bisogno. Ecco, di tutte queste cose si sente un gran bisogno di rinnovamento. Ci sono poi dei temi che sono complementari e non sono trattati dalla riforma Cartabia. Penso anche a quello che è un meccanismo, in questo caso di merito, che deve essere dato per la promozione dei magistrati piuttosto che di responsabilità. La famosa responsabilità civile dei magistrati o ancora i meccanismi di autocontrollo, il CSM. Ecco, sono tutte cose sulle quali ovviamente da troppi anni si cincischia e si porta in là la palla senza dare ovviamente un calcio di inizio alla partita. E su queste cose o si parte anche in questo modo in maniera molto chiara e determinata con un quesito referendario che obblighi a confrontarsi poi su quelle questioni che sono irrisolte, altrimenti temo che sia per la ovviamente l'eterogeneità di questa maggioranza, ma sia anche per la difficoltà della politica in sé a toccare il tema giustizia, continueremo sempre ad avere singole azioni puntuali ma che non risolvono il problema generale del sistema giustizia in Italia, che non funziona o quantomeno non ha credibilità. Ecco, badate che anche il funzionamento del sistema non si deve valutare solo per aspetti numerici, ma dalla serietà, dalla credibilità. Ci sono paesi in Europa da cui possiamo prendere esempio, ma possiamo guardare, viene sempre trascurato, guardiamo anche che cosa succede magari altrove e prendiamo atto che se il sistema non è serio, i cittadini non rispettano le regole. Il professor Cassese prima ne ha fatto un accenno molto, molto, molto garbato, ma molto puntuale. Bisogna portare le persone a considerare che rispettare le leggi non può essere semplicemente un ospizio, ma deve essere ovviamente un livello anche di civiltà e un livello di responsabilità. Riuscire a portare anche in questo senso il sistema ad essere serio significa garantire alla gente che se fai una regola non viene trasgredita, perché tanto alla fine nessuno paga il prezzo, ma se quella regola viene trasgredita si paga un prezzo serio, che non prevede ovviamente sconti che siano poi irrisori nei confronti di chi ha subito il danno, ma in questo modo si porta il sistema intero ad essere credibile. Non è cosa facile, però si deve partire, riuscire ad essere in questo caso ficcanti, concreti anche per quanto riguarda i meccanismi, come abbiamo accennato, di autogoverno della magistratura, e quindi rendere la stessa ancora, come è sempre stato,
credibile e soprattutto onorata. Mi scusi Candiani, onorata. Noi stiamo vedendo un'immagine adesso, no? Io rispetto insomma, alle sue parole che sta pronunciando in questo momento e mi rivolgo a Claudio Fusani, quanto sono lontane insomma, le parole di Stefano Candiani da questa immagine è l'arrivo di Cesare allora. Battisti in Italia, dove sia l'allora ministro della giustizia Bonafede e l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini erano all'aeroporto di Ciampino, insomma con tanto Salvini. Guarda, quella di divisa giornata, della polizia fu una giornata molto, ma che vuol dire lontani, molto brutta. Scusi, no, pazienza, mi scusi Candiani, vorrei capire poi perché mi è stato chiuso l'intervento con addirittura una titolazione quanto sono lontane, vorrei capire però il perché, perché sennò confrontiamo le eventi che non sono sulle parole, sulle sue parole insomma di garantismo da una parte e dall'altra dirlo. Parte siccome abbiamo esordito, guardi che mie non erano parole di garantismo, erano parole di serietà, perché ho detto una cosa molto semplice: il sistema penale deve essere serio, e quando Cesare Battisti è stato riportato in Italia finalmente dopo essere stato latitante per troppi anni è stato un elemento di serietà. Dopodiché che si sia rotto quel patto di governo perché i 5 Stelle non erano affidabili e serie, Candiani, mi scusi Candiani, con tutto il rispetto, quando quella cerimonia, chiamiamola così tra virgolette, del ritorno di Cesare Battisti è stata una pagina orrenda per la nostra democrazia, perché quella sarà cerimonia per te, quella ma cerimonia per è te, stata ma avere, mi scusi Candiani non sta, no Candiani mi faccia dire perché orrenda, mi faccia dire perché, per cortesia, orrenda perché quel giorno è stato fatto uno sfoggio muscolare e secondo me incivile di manette, tutte queste cose, capito, per far vedere uno stato manettaro. Guarda che non che c'era un francamente... finto di santo dall'altra parte, c'era un feroce assassino. Certo, ma il pericoloso assassino è stato consegnato alla giustizia senza fargli fare passerelle, senza fargli fare show mediatici, senza alzare podi e senza fare quello che è stato fatto. Comunque, per togliere cioè, di far dubbio, passare, Fusani, cioè far passare sempre... Battisti davanti alle telecamere con le manette. Parte di Caino, ma stiamo dalla parte no, di ma io però, scusate, io volevo dire... E tra le guardie e i ladri scegliamo sempre non le guardie. Non c'è dubbio. No, c'è anche una questione di stato di diritto e di ruoli. Io scelgo il diritto così. E la civiltà, Candiani, però volevo dire questo. Attenzione. Ma, cioè, pane... Secondo te era civile invece avere in giro un criminale, ma un assassino? No, assolutamente no. Lei è troppo intelligente per non capire quello che sto dicendo. Ma non l'ho capito perché avete introdotto questo argomento per riuscire ovviamente a distogliere rispetto all'attenzione. No, assolutamente. No, era solamente perché abbiamo parlato di una stagione politica come quella. Tornare... Ovviamente anche voi eravate impegnati politicamente su una linea politica assieme al Movimento ma 5 guardi, Stelle. Guardi, poi... le rinnovo la memoria. Guardi che noi quel governo poi l'abbiamo lasciato perché non eravamo d'accordo sulla linea Bonafede e questo l'abbiamo anche detto in maniera chiara. E nel momento in cui i 5 Stelle sono dimostrati inaffidabili nel completare anche le riforme per le quali ci eravamo impegnati, io ho fatto solamente un'operazione di Candiani, io volevo tornare sul merito di quello che stava dicendo prima. Il pane e il salame stanno molto bene insieme, però sì. Il pane è una cosa e il salame è un'altra. Allora, la riforma le carote Cartabia... col salame no, se però le mescoli... No, però la riforma Cartabia per me è il pane, diciamo così, ed è finalizzata a ridurre di un quarto il tempo dei processi. Questo è l'obiettivo della riforma Cartabia. I referendum, che sono il salame, poi deciderà chi è più buono il salame o il pane, non mi interessa... I referendum intervengono su altra cosa, quindi esatto. mettere insieme le due cose bisogna specificare che sono due cose diverse. I referendum intervengono sull'organizzazione della giustizia, esatto. Sull'organizzazione della magistratura, quindi diciamo è più politica se vogliamo. La riforma Cartabia è più tecnica e riguarda la vita di tutti e riguarda soprattutto il nostro gran problema che il professor Cassese ha ricordato prima. Siamo, come dire, coperti, riempiti di leggi, pene, articoli del codice penale che non viene riformato e non viene disboscato dagli anni 30, anche quello è un altro capitolo che andrebbe. Perché non avete in quel referendum non avete messo riforma del codice penale? Che non si capisce più niente nel codice penale italiano. Questo ti devo dare adesso. Io abbiamo un buon rapporto, però ti devo dare anche un po' un minimo di. Stai facendo un discorso di ignoranza costituzionale, perché non è ammesso al referendum una riforma intera. I referendum possono essere solo abrogativi. Cioè, nel momento in cui vuoi farmi una riforma, ovviamente è un referendum propositivo. Nel nostro sistema non è ammesso. Si può agire solamente per fare proposte abrogative. Io ho detto referendum, fate altre proposte. Andiamo avanti, prego Candiani. Non si possono fare proposte attraverso i referendum, se non quelle abrogative. È molto chiaro. Un
un DDL, un disegno di legge. Va bene, allora usciamo da questa cosa, poi chiederemo anche al professor Cassese. Ce ne sono depositati N a prime firme della Lega, guarda, vateli a guardare a partire da quelli di Ostellari. Vabbè. Detto questo, e tornando alla questione, sui referendum si entra anche in maniera seria su questioni che riguardano addirittura il processo penale, perché la carcerazione preventiva, piuttosto che il meccanismo di abuso che ne viene fatto, è questione assai seria. Sono comunque, come abbiamo detto e l'avete anche voi ricordato, in maniera seria complementari rispetto alla riforma Cartabia, e serviranno per obbligare il Parlamento a prendere una posizione e a legiferare. Nel momento in cui il nostro sistema viene rivisto nel suo complesso, si possono considerare tutti i vantaggi e gli svantaggi. Nel momento in cui si agisce semplicemente andando a depenalizzare, questo non produce un effetto, se non ovviamente quello di svuotare le carceri, ma deprezza ancora di più la qualità della legge. Non è questo il caso. Prima di andare da Borghi e coinvolgere anche Sansoni, io volevo tornare un attimo al professor Cassese per due questioni. Una, ecco, relativa a questa del referendum, che idea si è fatta, insomma, sul referendum proposto da Lega e dai radicali, e poi su un'altra questione che investe la riforma Cartabia, che è quella sulla prescrizione solamente su alcuni reati, cioè sui tempi di prescrizione solamente su alcuni reati e altri reati oppure no. Non si rischia costituzionalmente di creare reati di serie A e reati di serie B, e da questo punto di vista magari la Corte Costituzionale potrebbe bocciare quella parte di riforma? Ma guardi, il referendum, come è già stato detto, può servire come un pungolo, e credo che abbiano dichiarato proprio i proponenti del referendum che non pensano che da esso possa discendere una riforma, che invece può servire come stimolo perché Parlamento e Governo decidano. Io poi ritengo che sia giusta l'impostazione di Candiani. I problemi della giustizia sono duplici. Uno è un problema, come lui ha detto, di numeri. Un altro è un problema di percezione. Quello di numeri è chiaro. Non possiamo andare avanti con procedure civili che nei tre gradi richiedano 7 anni e penali che nei 3 gradi richiedano 3 anni, e non possiamo andare avanti con un arretrato di questioni che, se non ricordo male, sfiora ora le 6 milioni di questioni, di procedure aperte davanti ai giudici. C'è un chiaro squilibrio tra domanda di giustizia e offerta di giustizia. Questo è un dato strutturale. C'è poi l'altro aspetto, che è quello della percezione pubblica, e questo purtroppo è collegato prevalentemente non ai magistrati giudici, ma ai magistrati accusatori, cioè alle procure. Perché? Perché nell'immagine pubblica, ma purtroppo con molte testimonianze di fatto, si è percepito il fatto che molte iniziative hanno un colore politico. C'è cioè una sorta di politicizzazione endogena al corpo della magistratura. Che crea tifoserie poi, professore. Ho cercato di qualche tempo fa di spiegare che i nostri costituenti pensavano di creare uno scudo per evitare che la politica aggredisse la è successo la magistratura, il contrario, e l'ordine giudiziario. Quello che sta succedendo è una cosa opposta, e cioè che nell'ordine giudiziario nascono delle ambizioni e delle carriere politiche. E questo legame che va interrotto, perché la percezione pubblica, collettiva, sta rispetto alla giustizia oggi, è una percezione sempre più negativa. Noi abbiamo delle cifre precise che derivano da Eurobarometro e dai sondaggi che sono stati fatti. C'è stato negli ultimi anni un crollo della fiducia. Prima era una fiducia che coinvolgeva 2/3 della popolazione. Ora soltanto 1/3 della popolazione ha fiducia nell'azione della magistratura. Cioè quell'onda lunga che viene ad Angeltopoli è stata completamente dispersa, professor Cassese. Quell'onda lunga che veniva da Tangentopoli, insomma, quel consenso altissimo, insomma, di metà degli anni 90 che veniva da Tangentopoli, è stata completamente dispersa. È andata completamente dispersa, ed è andata dispersa anche perché noi abbiamo, come dire, rimesso nella collocazione giusta
gli stessi successi di Tangentopoli. Non dimentichiamo che lì nasce, in molti eccessi che sono stati compiuti in quel momento, nasce l'idea del giudice Robin Hood. Le ricorda il film di Robin Hood? Ricorda questo personaggio di Robin Hood? È un giustiziere, no? C'è un grande sociologo tedesco, Max Weber, che ha fatto una distinzione tra giustizia e giustizia da cadì. Il cadì era un organo di giustizia nel mondo musulmano di una volta e non giudicava sulla base di criteri razionali, prevedibili, regole da applicare, ma sulla base di sentimenti, orientamenti, impressioni. E questa impressione purtroppo nella collettività c'è nei confronti della giustizia. Professore, in una battuta sul tema della prescrizione, perché poi volevo coinvolgere anche Enrico Borghi, se la Corte Costituzionale potrebbe eccepire sui reati di serie A e i reati di serie B? Guardi, bisogna partire dal fatto che la prescrizione è un rimedio ad un malfunzionamento e quindi se uno cerca di affrontare il problema della giustizia dal punto di vista della prescrizione sbaglia. Bisogna fare quello che ha fatto la ministra Cartabia, e cioè partire dalla causa di cui la prescrizione è un rimedio. Qual è la causa? È la lunghezza dei giudizi. Se i giudizi arrivassero tutti per tempo, il problema della prescrizione non sarebbe neppure. Se fossimo negli Stati Uniti, dove c'è un obbligo di decidere per i tre gradi di giudizio nel giro di un anno, non ci sarebbe neppure bisogno di ricorrere alla prescrizione. Si ricorre alla prescrizione perché si deve spesso giudicare una persona che ha commesso un reato 10 anni prima o 15 anni prima. Bravo. E dopo 10 anni o 15 anni una persona è completamente diversa da prima. Quindi questo è il presupposto, diciamo, del giudizio sulla prescrizione. Quanto alla differenziazione dei reati, questo ci può essere, ma deve essere razionale e proporzionale. Se sono reati gravi, certo, può essere anche prevista una diversa durata o un'interruzione di diversa durata della prescrizione, ma solo se c'è la possibilità di dimostrarlo. Per esempio, io credo che oggi in Italia sia molto sopravvalutato quell'insieme di reati che chiamiamo corruzione. Purtroppo noi ci fondiamo sempre su dati di percezione della corruzione e non invece sulla corruzione misurata. Allora, vedevo, abbiamo anche, mi scusi professor Cassese, perché siamo veramente in ritardo, però vedevo Enrico Borghi che prendeva, insomma, appunti sia sull'intervento di Candiani che su quello del professor Cassese. Sì, intanto, correndo indietro con la memoria, mi pare di ricordare che anche all'inizio degli anni 90 c'era la stagione dei referendum come pungolo alla riforma del sistema. Si parlava molto di riforma elettorale all'epoca. Non è che è andata a finire molto bene se dovessimo ripercorrere quel tipo di strade. Il problema è esattamente questo, il tema è la politica e non l'utilizzo strumentale dei meccanismi. Segnalerei un grado di particolare attenzione, perché se l'esigenza è quella di accelerare il meccanismo di riforma, introdurre nella discussione elementi su cui non c'è una convergenza all'interno della maggioranza produce l'effetto opposto, cioè quello di impantanare il percorso. Allora i partiti hanno davanti due strade. Ma Borghi, facciamo parlare Borghi, sono stato assolutamente in silenzio e, come ricordava anche lei, ho preso degli appunti. Gradirei poter esprimere un ragionamento e non stare al bar a fare le battute. Grazie. Dicevo, i partiti possono fare due mestieri.
o fare le riforme in Parlamento confrontandosi tra loro e trovare i punti di caduta, o fare propaganda. Le due cose messe insieme producono l'impazzimento del sistema. Ora, a noi fa molto piacere, che un partito che 3 anni fa aveva un ministro dell'interno che saliva sui palchi con le divise delle forze dell'ordine, quasi come se l'Italia fosse una repubblica caucasica, è diventato improvvisamente l'alfiere del garantismo. Però queste cose innanzitutto devono essere tradotte in concretezza, perché se poi passiamo dai palchi dei comizi in cui si urla in carcere, in cui si urla tutti in carcere, buttiamo la chiave, e poi si va nei salotti televisivi a fare gli appelli del garantismo, il sistema evidentemente non va avanti. Perché se noi abbiamo un sistema panpenalista, e ha perfettamente ragione il professor Cassese, è esattamente perché per 30 anni noi abbiamo avuto una dimensione giustizialista della retorica politica, con il risultato che a posteriori si scopre che questo elemento non funziona. Compreso allora, il PD, vogliamo però, ripartire da degli elementi concreti? Compreso il PD. Mi lascia parlare? Posso parlare? Prego. Grazie. Vogliamo ripartire da alcuni elementi concreti? Bene, i fatti hanno la testa dura. Il Partito Democratico, alla fine della scorsa legislatura, col ministro Orlando, aveva presentato una riforma che, per esempio, sui temi della depenalizzazione dei riti alternativi, introduceva una serie di misure che andavano esattamente nella direzione di risolvere i problemi che abbiamo sin qui dibattuto. Possiamo ripartire da lì e dal pacchetto Cartabia e, dentro questo contesto, utilmente utilizzare un percorso di positivo confronto fra le forze politiche. Se invece vogliamo utilizzare come una clava argomenti sui quali evidentemente non è matura la convergenza delle forze politiche, la nostra preoccupazione è che quei referendum vogliono inficiare il percorso di riforma e la stessa impostazione su cui si regge il governo Draghi, e questo noi non lo permettiamo. Allora io devo andare in pubblicità, un attimo Candiani, perché sono in ritardo con il break. Perché dopo però gli appunti li ho presi anch'io per Borghi. L'ho vista assolutamente, siccome ha saltato il giro anche Alessandro Sansoni, vado in pubblicità adesso e torniamo a parlare di questo argomento e poi nella parte finale parliamo anche di Green Pass. Pochi minuti e torniamo in diretta. Allora, entriamo in diretta a chiudere con questa parte relativa, insomma, al tema della riforma della giustizia e delle carceri e agli appunti di Stefano Candiani mentre parlava Enrico Borghi. Sono pronti, vedevo insomma che compulsava parecchio insomma con la sua birra. Giusto per chiudere in polemica con Borghi, perché alla fine ci sta, stiamo facendo politica e facciamo anche po' di polemica. Cioè, parlare di temi divisivi in merito alla giustizia quando avete imposto in aula con la clava il tema dello Zan è veramente quanto di più ipocrita ci possa essere. Attenzione, noi stiamo parlando peraltro di temi che passano attraverso un referendum popolare. Se il popolo... Ma è molto semplice, se i temi sono divisivi, se il discorso è di non parlare non se ne parla di nessuno, ma nel momento in cui ti dico trattiamo, parliamo, decidiamo che cosa si può mettere dentro e cosa fare assieme, e mi dici no con la porta chiusa in faccia, beh, esattamente l'opposto rispetto a quello che stai dichiarando sulla giustizia. Detto questo, ognuno è libero ovviamente di interpretare le esigenze del popolo come vuole. Noi abbiamo preparato dei referendum, li portiamo avanti e chiederemo al popolo ovviamente che ne pensa. Nel momento in cui il popolo dirà che su questi referendum abbiamo ragione e quindi quelle parti saranno abrogate, inevitabilmente il Parlamento dovrà occuparsene, e questo sarà certamente un contributo fattivo e di collaborazione, dove anche il 40% degli elettori del PD, a quanto vedo dal sondaggio, la pensa come diciamo noi, avremmo dato per riformare il sistema della giustizia. Alessandro Sansoni, si annuncia una lunga settimana, la prossima, insomma, per quanto riguarda un argomento come questo e su quelli che possono essere i numeri in maggioranza. Beh sì, insomma, è evidente che ci sono delle situazioni ballerine e sulla giustizia soprattutto, naturalmente anche sul DDL Zan, ma rimaniamo sulla giustizia, si sono spiegate una serie di tensioni anche semplicemente interne ai partiti, lo si diceva prima a proposito dei 5 Stelle, anche con queste funamboliche prese di posizione dei due contendenti che adesso hanno firmato il patto del Grillo e Conte, che li portano ad assumere delle posizioni poi
credibili, un moderato come Conte che diventa forcaiolo, l'unico avvocato non garantista d'Italia, e dall'altra parte l'estremista Grillo che invece è il puntello del governo. Come cambiano le posizioni politiche a seconda, come dire, dei posizionamenti tattici al tempo stesso. Però quello che è più interessante della nostra discussione, credo, ed era quello che emergeva anche dal sondaggio dell'Istituto Piepoli, è la sfiducia che c'è nei confronti della magistratura nel nostro paese. Quello che veniva sottolineato da te, da Sabino Cassese, dal professore Cassese, cioè noi siamo passati dagli anni di Tangentopoli in cui la popolarità dei magistrati, la fiducia nella magistratura italiana era a livelli altissimi, forse anche sproporzionati, perché la credibilità della magistratura non si fonda sul consenso, alla situazione attuale in cui, anche se la gente non conosce bene il contenuto dei referendum, anche se molti di questi referendum probabilmente non supereranno il vaglio della consulta della Corte Costituzionale, la gente però li approva, andrà a firmare e nello stesso tempo non aspetta altro che dare il proprio segnale, al punto che giustamente c'è chi ritiene che è vero che la riforma della giustizia ce la chiede l'Europa, ma se anche il popolo in qualche modo mostra di volerla fare, tutto questo aiuta. E comunque quindi, Andrea, se posso velocemente, comunque la riforma Cartabia andrà avanti e il governo Draghi, il presidente Draghi ha messo in conto che non tutta la maggioranza potrà votare quel testo, però andrà avanti. E tra l'altro questo lo fa anche sull'onda diciamo della popolarità che c'è in questo momento sul governo Draghi e sulla persona anche di Mario Draghi. Oggi Livio Diamanti sul suo atlante politico su Repubblica fa insomma il quadro partendo da Matteo Renzi fino ai governi Gentiloni, il Conte 1 e il Conte 2, e Draghi, diciamo, il livello di popolarità che ha raggiunto Draghi in questa fase politica è maggiore di qualsiasi altro governo negli ultimi 5 anni a questo. Magari da lì discende proprio dal fatto che a questo punto, se hai questa popolarità, puoi anche fare delle scelte. Probabilità che Livio Gigliuto ha il ministro Cartabia alta o comunque così importante? Molto alta. Il ministro Cartabia in questo momento è il secondo ministro più apprezzato del governo Draghi, che è uno dei governi che hanno, come dicevate giustamente, il livello più alto di fiducia, ma anche il livello più alto di fiducia dei singoli ministri. Il più apprezzato è Franceschini, dall'inizio devo dire che è in testa a questa classifica da parecchio tempo e da parecchi governi. Adesso a Cartabia ha raggiunto la seconda posizione, quindi un altissimo livello di fiducia, che è andato crescendo dall'inizio. Addirittura noi abbiamo fatto un sondaggio qualche mese fa sul prossimo Presidente della Repubblica, c'è una quota non marginale, circa un italiano su 10, che addirittura la vedrebbe bene in quella veste. Allora, popolarità che in questo momento sta avendo per mettiamoci gli italiani... Mettiamoci via questa indicazione e teniamocela, mettiamola nel cassetto tra qualche settimana. Poi ne riparliamo. Esatto. Un altro tema, insomma, che può sembrare divisivo, ma in realtà andando a vedere praticamente nei rivoli di cosa si parla, in realtà potrebbe mettere d'accordo molti italiani, è quello del Green Pass. E facciamo questo salto, insomma, parliamo di Covid, parliamo di questo strumento che potrebbe portare a nuova vita sociale, possiamo dire... Così nel frattempo sono arrivati i dati per quanto riguarda l'indice RT di questa settimana, l'avevo visto sull'agenzia e lo vado a riprendere adesso, c'è stato un piccolo aumento, adesso l'indice RT è arrivato allo 0,91 e anche qui insomma c'è forte polemica anche con i presidenti di regione per rivedere insomma questi criteri. Ha raccolto tutto quanto nel servizio andato in onda del telegiornale che vi facciamo vedere, e anche sia sulle polemiche politiche e su quello che sta succedendo anche negli altri paesi. Un uso del Green Pass più esteso senza aumentare troppo le restrizioni, rendere obbligatorio il passaporto vaccinale per tutelare le persone in tutti i luoghi a rischio di assembramento come stadi, mezzi di trasporto e concerti, ma senza penalizzare alcune attività come la ristorazione. Questo è il primo orientamento del governo e del comitato tecnico-scientifico, finora solo ipotesi. Si cerca una via italiana, mentre tiene banco tra le forze politiche la discussione su come sarà la nuova carta verde che consentirà un ritorno più sicuro alla vita sociale. Estendere l'utilizzo del Green Pass potrebbe anche servire a spingere gli incerti verso la vaccinazione, come già avvenuto in Francia. I nuovi dati settimanali, disponibili da domani come ogni venerdì, aiuteranno il governo a definire
meglio il campo di azione, sarà il Presidente del Consiglio a prendere la decisione finale, forse la prossima settimana, e a mediare tra chi invoca il massimo rigore e chi chiede una linea di condotta più blanda. Tutto questo dopo le valutazioni della cabina di regia, che si riunirà tra lunedì e martedì per analizzare tutte le ipotesi. Innanzitutto si deciderà se rilasciare il Green Pass solo a vaccinazione completata, in linea con gli altri paesi europei. Tra i provvedimenti più probabili, quello di rendere obbligatoria la certificazione per accedere ai luoghi dove è impossibile mantenere il distanziamento, come gli stadi, i congressi, i concerti, le palestre, con l'unica alternativa del tampone effettuato entro le 48 ore precedenti. Per quanto riguarda i trasporti, il lasciapassare sanitario potrebbe diventare indispensabile per salire a bordo di treni aerei, ma non per i trasporti a breve percorrenza come autobus e metropolitane, dove sarebbe impossibile controllare ogni passeggero. Tra i punti più controversi, il nodo della ristorazione. La certificazione potrebbe essere richiesta solo per accedere alle sale al chiuso di bar e ristoranti, senza costringere i clienti ad esibire una certificazione anche per mangiare una pizza all'aperto. E il Green Pass potrebbe essere la soluzione per riaprire le discoteche, dove fino ad oggi si può solo consumare al tavolo ma non ballare. Meglio riaprire in sicurezza, con regole chiare, dice il ministro del turismo Garavaglia, piuttosto che far finta di niente e lasciare che i giovani si organizzino da soli. Una cosa è certa, conclude, non possiamo permetterci un nuovo lockdown. Allora, il governo starebbe pensando a un decreto, oggi c'è un incontro su questo argomento, martedì la cabina poi si deciderà con il comitato tecnico scientifico nella cabina di regia quali provvedimenti prendere, però insomma l'argomento che balla è quello relativo a bar e ristorante. Riparto dal professor Cassese, perché insomma c'è una parte politica, in particolar modo insomma Fratelli d'Italia, e poi ascolteremo anche la Lega, qual è la sua opinione, insomma, che guarda con un po' di diffidenza a questo provvedimento. Addirittura Giorgia Meloni nel suo tweet critico ha scomodato George Orwell, l'idea proprio di un grande fratello, di un controllo che potrebbe portare questo Green Pass per tornare, diciamo, alla vita di tutti i giorni. Esistono problemi di privacy? Voi costituzionalisti siete anche divisi, ho visto sull'argomento, leggendo alcune dichiarazioni. Lei che idea si è fatto? Guardi, intanto mi sono fatto l'idea che c'è una grande confusione. Per esempio, viene adoperata l'espressione passaporto vaccinale. È un'espressione sbagliata, perché sia la norma che esiste già in Italia, sia il regolamento che è comunitario, che è entrato in vigore il 1° di luglio, non prevedono l'obbligo di vaccinazione. Queste sono due cose diverse. Vi sono norme sull'obbligo di vaccinazione, poi vi sono norme sulla documentazione, ma questa documentazione non riguarda la sola vaccinazione, riguarda anche l'essere passati attraverso un contagio e averlo superato, e riguarda anche la possibilità di dimostrare che è stato fatto un test antigenico. Questo con conseguenze diverse in ordine ai tempi, 9 mesi, 6 mesi, 48 ore in relazione alle 3 fattispecie. Quindi attenzione ad operare l'espressione passaporto vaccinale. È un passaporto. E questa la mettiamo da parte. Vaccinale. E questa la mettiamo da parte. Sui problemi di privacy sul Green Pass, professore, invece? Come dice? Sui problemi legati alla privacy sul Green Pass, cioè la costrizione. Prego. Non c'è alcun dubbio che sia possibile stabilire vincoli di questo tipo, per due motivi fondamentali. Il primo è che la salute, dice la Costituzione, la Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo e come interesse della collettività. Quindi la salute è tutelata per due aspetti, una cosa che riguarda noi e un'altra cosa che riguarda gli altri. Secondo, perché c'è la possibilità prevista dalla Costituzione di trattamenti sanitari obbligatori, c'è un unico limite che deve essere disposto con legge. E noi dove l'abbiamo disposto? Per esempio, per guardanti gli operatori sanitari, siamo ricorsi ad una legge, meglio un decreto legge che è stato convertito in legge. Tenga presente che la norma
comunitaria. Il regolamento, credo 953 dell'Unione Europea, è passata anche al vaglio del Parlamento italiano, perché la Commissione parlamentare competente ha espresso dei pareri su quel regolamento prima che venisse emanato. E quindi l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è la proporzionalità del limite. I limiti che vengono disposti devono essere disposti, scusi il gioco di parole, con dei limiti. Sono limiti sottoposti a delle limitazioni. Per esempio, in Italia la norma esistente e in Europa la norma entrata in vigore stabiliscono un limite di tempo, cioè sono sottoposte a quella che gli americani chiamano sunset clause, cioè alla norma tramonto, cioè hanno dentro di sé il limite entro il quale non possono essere più applicati. E l'altro è naturalmente il principio di proporzionalità. È inutile stabilire, è poco proporzionato stabilire dei limiti che sono troppo forti. Ecco, quindi, perché poi il punto, vado da Enrico Borghi, il punto è questo, nel senso che in Europa ci sono alcuni paesi che hanno preso provvedimenti, insomma, come quello annunciato in Francia dal presidente Macron, come esempio il Portogallo e la Grecia. L'Italia deve, diciamo, stabilire una propria linea sull'argomento, sul tema. Oggi si inserisce anche il ministro Carfagna, che dice sì al Green Pass, ma non per bar e ristoranti. Sono questi, diciamo, i luoghi pubblici dove balla, insomma, la diatriba in questo momento tra i partiti di maggioranza. La linea del Partito Democratico su questo argomento è, diciamo, un po' più filo francese, possiamo definirla così, oppure c'è la possibilità di dialogo e di dibattere anche con la comunità scientifica per cercare di capire magari come trovare una via italiana su questo tema? Intanto emendiamoci da un po' di provincialismo, perché se la proposta del Green Pass del presidente Macron, ad esempio l'obbligo vaccinale del personale sanitario è una misura che ha fatto l'Italia prima di altri, ora la Francia la sta mutuando. Ed altri sono arrivati, quindi, dopo, insomma, certo. Non c'è una... Esatto, quindi c'è un percorso in cui ciascun singolo paese, a seconda della propria dimensione, arriva prima o dopo. Però tornando al punto, secondo noi il Green Pass è una buona idea. Ora spetta al governo tradurla dal punto di vista pratico operativo. Il punto è sempre quello che noi abbiamo posto anche quando si discuteva della riapertura dei pubblici esercizi: bisogna ripartire e ripartire in sicurezza, in condizioni di irreversibilità, per conciliare i due diritti fondamentali, che sono quelli del lavoro, della libertà delle persone da un lato, e quelli della salute individuale, della salute pubblica dall'altro. È possibile farlo se abbandoniamo la logica delle tifoserie schierate che ogni tanto colpisce la discussione politica e la retorica della comunicazione, e ci concentriamo nel merito pragmaticamente delle soluzioni, lasciando perdere parole al vento come dittatura sanitaria o grande fratello orwelliano, che francamente sono esclusivamente boutade. Allora, intanto sta circolando la bozza del report settimanale del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che arriva solitamente di venerdì. Aumenta l'incidenza settimanale a livello nazionale, con evidenza di aumento dei casi diagnosticati. Torna a peggiorare nel paese, con quasi tutte le regioni classificate a rischio epidemico moderato. E questo potrebbe essere, insomma, da questo punto di vista, andare in una tendenza di cambiamenti anche di colore per alcune regioni. Però aspetteremo, insomma, oggi. Posso, scusate? Poi allora, arriva da lei, Candiani. No, scusate, però c'è un dato, cioè, se stiamo ai numeri. Allora, questa variante contagia 1 a 7, uno ce l'ha, ne contagia 7. Entro fine luglio dice che arriveremo a circa 10.000 contagi, che sono tanti. Siamo per lo più vaccinati, però tutta questa roba qua, Green Pass o non Green Pass, non deve mettere assolutamente in secondo piano il discorso delle vaccinazioni, che stanno andando a rilento, perché molta gente stanno facendo i furbi, stanno dicendo: ma io tanto, magari, diciamo, ci sono gli altri che si vaccinano, io poi rientro in quella fascia per cui c'è l'immunità di gregge. Allora, la vaccinazione deve andare avanti assolutamente, e i numeri stanno dicendo che rischiamo di ritornare gialli, perché se andiamo a uno di contagio
rischiamo di diventare gialli. Nel giro di una settimana si è passati dallo 0,60 al 0,91. No, il dettaglio, no, non mi sfugge nulla, Candiani, non mi sfugge assolutamente allora nulla. Abbiamo una Fusani onnisciente. Io non voglio essere, non voglio fare drammi, però sto avvertendo con grosso fastidio che sulle vaccinazioni stiamo rallentando troppo. E se i leader politici, ad esempio, dessero il buon esempio, non sarebbe una brutta cosa. Invece non lo stanno dando. Allora, non lo stanno facendo. Puntualizzazione. Prego, Candiani. Una puntualizzazione. Innanzitutto bisognerebbe non cominciare tutti a ragionare seriamente su quello che è l'occupazione. Lascia perdere Borghi, sennò mi vengono in mente gli aperitivi di Zingaretti, lascia perdere. Non ricominciamo un'altra volta con le polemiche. No, dai, andiamo sul perdere, merito, andiamo sul merito. Tornando al merito della questione, bisognerebbe parlare di una questione che ovviamente adesso va affrontata, che è quella della capacità del sistema ospedaliero di fare fronte all'eventuale emergenza con le terapie intensive, perché questo è una differenza rispetto al passato. Cioè, se il contagio corrisponde a un ammalarsi, lo dico brutalmente, a prendere una forte influenza che ti puoi curare da casa, siamo in grado di sopportarlo. Se il contagio produce una recrudescenza che ti porta in rianimazione, questo diventa un problema serio. Quindi non è più la questione degli indici e del contagio, ma è di quanto poi questo contagio mette a repentaglio la sicurezza e la capacità della struttura. La lezioncina ci arrivavamo tutti, non è questo il punto. Però non l'hai detto, cara Fusani, non è la questione dei numeri del contagio. Se lei mi interrompe in continuazione, ci vorrebbe molto più tempo. Sto facendo io il ragionamento e voglio dire però che anche se sarà un'influenza, quell'influenza ti costringe a stare isolato e a non poter partecipare alla vita sociale. Quindi se non ci ammaliamo è meglio, se permette. Cara Fusani, l'influenza ti costringe a stare isolato e rinunciare alla vita sociale, ma non vai in terapia intensiva. La terapia intensiva è un pochino più grave. L'altra volta, nei mesi passati, siamo andati in serie difficoltà perché il sistema sanitario, purtroppo non calcolato per sostenere il dramma del Covid, non è riuscito in molti casi a sostenere la capacità di terapie intensive. Allora, se questa recrudescenza non porta a ospedalizzazione, siamo in grado di farla e di sostenerla. Questo è il nuovo indice su cui guardare e la nuova considerazione a fare. Dopodiché, che ci siano alcune regioni nelle quali il sistema sanitario è in grado di sostenerlo e altre no, è ancora purtroppo una differenza che in Italia esiste e va superata. C'è anche una questione poi relativa alla capacità, meglio, alla vaccinazione diffusa, perché ci sono ancora regioni nelle quali non si è superato, in qualche caso nemmeno non sono stati vaccinati tutti gli ottantenni. Ecco, su queste cose occorre una maggiore simmetria all'interno del paese. Però attenzione, torno sulla questione Green Pass. Sì. Sempre sagge le parole del professor Cassese ed equilibratissime. Occhio a un aspetto, la gente non deve percepirlo come una limitazione delle libertà, ma come un presidio di tutela della sanità e della salute. Se anche nella comunicazione o anche nell'imposizione dei vincoli, dei limiti, rompiamo questo equilibrio, allora si possono avere certamente dei danni anche in termini proprio di accettazione da parte delle persone. Noi dobbiamo costruire un sistema che sia equilibrato e che garantisca a ciascuno la tutela dei diritti, anche a chi liberamente decide di non vaccinarsi, perché siamo in un paese dove viene tutelata anche questo tipo di libertà. Non si può però mettere in discussione la libertà di ciascuno e soprattutto il diritto di essere tutelati dalla salute. Quindi io mi sono vaccinato, ho fatto tutte e due le vaccinazioni, rispetto il diritto di chi non si vaccina, ma bisogna anche considerare che ci sono dei presidi di tutela della sanità e della salute, come può essere il Green Pass, o come possono essere anche delle altre modalità di gestione degli accessi, soprattutto nelle circostanze di grande affollamento, che vanno spiegate alle persone e facendo imparare le persone ad accettarli, ripeto, non come privazione della libertà, ma come presidio e tutela della salute. Se si supera questo limite e non si riesce a spiegarlo, occhio, perché rischiamo veramente di produrre poi un rigetto. Allora, io devo salutare Stefano Candiani ed Enrico Borghi, che sono stati con noi per questa parte di Omnibus. Continuiamo a parlare di Green Pass, e soprattutto perché Livio Gigliuto ci farà vedere cosa pensano gli italiani del Green Pass e quali sono le preoccupazioni. A rientro dalla pubblicità. Grazie Candiani, grazie Borghi. Allora, entriamo in diretta, stiamo parlando del Green Pass, insomma del dibattito che c'è intorno al Green Pass, e vediamo un po' che cosa ne pensano gli italiani. Ripartiamo da Livio Gigliuto, dal vicepresidente dell'Istituto Piepoli. Prego Gigliuto.
Ma intanto direi iniziamo dalla paura che c'è negli italiani nei confronti della variante, la variante Delta, che è molto cresciuta nelle ultime settimane. In questo momento circa il 75%, tre italiani su quattro hanno paura della nuova variante. È cresciuta anche nell'ultima settimana questa paura, che però non sembra impattare tantissimo sulla nostra voglia di prenderci un po' una vacanza estiva. Quest'anno la propensione ad andare in vacanza è cresciuta, è intorno, diciamo, superiore al 50%. L'anno anche scorso più dell'anno scorso? Qualcosa. Era più dell'anno scorso, è più dell'anno scorso. L'anno scorso era intorno al 52%, quest'anno intorno al 60%, quindi è in crescita. Il tema è che cosa spaventa gli altri, quelli che non possono partire. E ovviamente c'è una parte che indica motivazioni economiche, è normale che sia così, ma uno su quattro tra quelli che non partiranno quest'estate ci dicono non lo fanno perché hanno ancora paura della pandemia. In questo senso anche un'altra indagine che abbiamo appena svolto con Enit e con Human Company ci dice che tra l'altro nella scelta delle destinazioni un criterio indispensabile è proprio la sicurezza percepita rispetto alla pandemia e rispetto delle norme di prevenzione di tutto questo. Naturalmente c'è anche il tema vaccini, come ecco, noi stiamo vedendo il cartello Pisani sulle vacanze estive, sul fatto che comunque gli italiani non andranno in vacanza, intanto per motivi economici, insomma, che resta sempre il motivo valido e che ovviamente è collegato al Covid per le ovvie motivazioni. E poi? E poi c'è anche un tema ovviamente di paura nei confronti della pandemia, dicevo uno su quattro non andrà in vacanza per questo. In questo incide anche molto il tema delle vaccinazioni. Va detto però che la maggioranza degli italiani è nettamente a favore della vaccinazione. Quando anche abbiamo chiesto agli italiani di dirci quando si vorrebbero vaccinare, prima o dopo rispetto alla vacanza, quasi tutti ci hanno detto prima e pochissimi ci hanno detto, solo il 6% ci ha detto no, magari mi vaccino dopo la vacanza. Il tema qual è? Che noi non vediamo crescere i Novax, solo che stiamo arrivando a loro. Abbiamo vaccinato già molte persone, a questo punto restano da vaccinare circa un 15% di popolazione, o meglio, resta ancora tanta gente in più da vaccinare, ma resta un 15% di popolazione che è molto resistente all'idea di vaccinarsi. Ci stiamo avvicinando sempre di più a quello zoccolo duro. In sostanza, però, gli italiani sono abbastanza d'accordo ovviamente con la legge che citava il professor Cassese, e cioè insomma il detto ciceroniano, no? Diciamo salus populi suprema lex esto, lo pensano anche gli italiani. In prima posizione c'è la salute. Quindi sono dell'idea di attuare tutti gli strumenti di prudenza. Per questo sono d'accordo con il Green Pass. Ecco, vediamo i dati sul Green Pass. Insomma, molto abbastanza, siamo al 60% insomma, di favorevoli. Sono assolutamente in favore, il 60%, anche di più sono quelli che sono in favore dell'idea di allargarne, estenderne l'utilizzo anche ad altri luoghi, no? Come si sta discutendo anche in questi giorni, persino ai bar e ristoranti. Questo perché? Da un lato perché tanti si sono vaccinati e quindi si sentono ovviamente sicuri di avere già il Green Pass. Un po' anche perché in ogni caso resta una maggiore sicurezza percepita ad andare in un posto in cui sono anche gli altri tutti vaccinati. Diciamo, vivrebbero con maggiore serenità anche i vaccinati andare a fare un po' di vacanze estive. E ricordiamoci, come abbiamo visto un po' prima, ancora la paura trattiene le persone dal fare una vacanza. Alessandro Sansoni, preoccupazione degli italiani per quanto riguarda il Green Pass in alcune situazioni come ad esempio bar e ristoranti, è forse troppo eccessivo? È forse troppo eccessivo magari anche vincolare i ragazzi a fare il tampone, perché ricordiamo comunque il tampone è comunque a pagamento, magari ci sono altri stati dove invece il tampone viene offerto gratuitamente? Sì, non ne farei però solo una questione economica in ogni caso. Mi sembra già insomma abbastanza singolare per pretendere che un ristoratore che magari ha fatto tanti investimenti per mettere in sicurezza il proprio locale sulla base di protocolli spesso e volentieri mimati, costruiti anche da scienziati e virologi che vediamo spesso in televisione, poi debbano anche assumersi l'onere di essere dei pubblici ufficiali. Poi bisognerebbe capire in che modo potrebbero andare a verificare questi dati sensibili di una persona per consentire o meno l'accesso al ristorante, eccetera, o al bar. Magari appunto un tampone di 20 euro per prendersi un caffè di 1 euro. Io credo che sia importante verificare quello che è, come dire, l'umore delle persone. Il sondaggio
che abbiamo visto prima, lo indica con grande insomma, precisione. Io anche sono convinto che gli italiani siano in larga misura favorevoli a, come dire, all'istituzione di un Green Pass, magari approvano persino quello che dice il presidente Macron, sebbene poi in Italia qualcuno cerchi di indicare quell'orientamento, evidentemente lo dovrà fare perché esiste una Costituzione, una legge sulla privacy e tante altre cose, fortunatamente per uno Stato di diritto, però credo che le decisioni politiche non debbano essere prese sulla base degli umori del momento, delle paure della gente. Io credo che dovrebbero essere presi sulla base della Costituzione, delle leggi e possibilmente anche delle autentiche reali evidenze scientifiche. Questa è una speranza che si potrebbe allargare a massimi altri temi, Alessandro, insomma, che la politica possa... Infatti vedo che sorride anche il professor Cassese, perché ieri nella chiacchierata che ci siamo fatti, insomma, nell'invito, professor Cassese, e vorrei che facesse anche pubblica, insomma, la sua opinione su come lo Stato sta vivendo, lo stato di salute, possiamo dire così, anche io faccio il gioco di parole, dello Stato, su pilastri fondamentali come la salute e sulla giustizia, dove non se la passa benissimo, e magari diciamo la fondazione di una quarta, quinta Repubblica, decidete voi il numero, insomma, qual è il migliore, dovrebbe in qualche modo rifondarsi, ecco, diciamo così. Ah, sì, quello che le dicevo è che sono preoccupato dello stato di salute di più dell'unità dello Stato, perché sanità, scuola e giustizia sono più di metà dello Stato italiano. Che cosa è accaduto? È che a questa prova da sforzo hanno retto malissimo tutte e tre. La sanità, perché abbiamo visto grandi scoordinamenti. La scuola, perché non ha saputo reagire, abbiamo visto testi invalsi. E la giustizia, almeno per quell'indice che è venuto da Santa Maria Capua Vetere. Quindi io penso che oggi una riflessione che non sia di primo piano, ma che voglia tener conto di quello che credo che in cinema si dica il campo lungo, cioè che voglia allargare lo sguardo, oggi debba tener conto del fatto che dinanzi ad una prova da sforzo, uno stress test di questo tipo, più di metà dello Stato italiano non ha saputo reggere. E questa è una cosa molto grave. Noi dovremmo prepararci per poter reggere difficoltà di questo tipo. Forse, professore, altrimenti questa cosa si unisce al ragionamento che faceva Alessandro Sansoni sul consenso, no? Sul fatto che magari i partiti politici sono più attenti magari all'oggi e al domani, al dopodomani, non dico neanche fra una settimana, insomma, hanno lo sguardo abbastanza un po' più stretto rispetto a quel campo largo che diceva lei. Lei ha detto alloggi, io direi che c'è qualcuno che si preoccupa di quello che accade nella prossima ora. Esatto, prego Grave. Però insomma adesso non è, diciamo che potrebbe non essere più così, perché comunque entriamo in una fase in cui sappiamo il semestre bianco. Questa è la speranza e l'ottimismo che ti contraddistingue. Beh, no, l'ottimismo della volontà. No, ci sono. Comunque, io credo che questo governo sia, come dire, impronti la sua azione a una cosa fondamentale, il pragmatismo. Non è vero che ascolta il consenso, non è vero che fa le cose per il momento o per il dopo. Il pragmatismo, ovvero sia una guida a fare scelte che valgano nel medio periodo. Faccio degli esempi. Per esempio, ieri il Consiglio dei Ministri ha fatto una cosa importantissima sul lavoro. Ci sono delle crisi che si sono aperte adesso con lo sblocco dei licenziamenti. Ma ieri sera il Consiglio dei Ministri comunque ha fatto sì che la cassa integrazione ritorni per alcune aziende in determinate condizioni. Sul Green Pass, il Consiglio dei Ministri, Draghi lo ha detto, è una discussione che stiamo facendo molto noi, saranno pesati i numeri e sarà pesato tutto quello che accadrà e che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, dirà di volta in volta. La cosa fondamentale per tutti adesso è, come dire, insistere con le vaccinazioni, perché purtroppo i richiami sono andati avanti, ma le prime vaccinazioni no. E questo è un sintomo, perdonatemi, è un sintomo grave nel campo, per quello che riguarda la campagna delle vaccinazioni. Poi il governo...
Oh, tra l'altro io ho un altro dato che secondo me, non dico che sia inquietante, però dà un po' il termometro, perché la settimana scorsa tutte le regioni italiane erano a rischio basso, questa settimana 19 regioni su 21 sono a rischio moderato, esatto. Solamente il Trentino Alto Adige, la provincia del Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta sono a rischio basso. Comunque, scusami, no, ma comunque il discorso Green Pass, da quello che ho intuito parlando con qualche ministro, da quello c'è il dibattito che c'è all'interno del governo, e il Green Pass deve essere, non sarà probabilmente una misura che sarà presa adesso, perché adesso siamo ancora in estate, quindi adesso potrebbe valere per i mezzi di trasporto, i treni, se è vero che i treni alta velocità e non solo, il divieto, cioè l'obbligo di viaggiare al 50% cadrà, perché deve cadere, lì per esempio sarà importante avere il Green Pass. Quindi su alcune cose, però sarà tutto deciso in maniera graduale e con i limiti di cui parlava prima il professor Cassese. Mi correggo, Cassese. La provincia autonoma di Trento, non il Trentino Alto Adige, perché ovviamente pare giusto. Quindi il tema del Green Pass è in questo momento soprattutto spingere le persone a vaccinarsi, perché è dimostrato che con la doppia vaccinazione magari lo puoi prendere, però in quella forma influenzale, diciamo così, che non va a pesare. Però al momento noi abbiamo ancora oltre 2 milioni di over 60 che non sono vaccinati e abbiamo ancora, cioè soltanto 26 milioni di italiani su 55 che sono vaccinabili hanno avuto il doppio vaccino. Per non ricordare che ci sono ancora centinaia di migliaia di addetti al mondo della scuola che ancora scuola, non è vaccinato, sanità. E settembre dopodomani. E quindi insomma la situazione della campagna vaccinale non è così, si è un po' rallentata e questo invece deve andare avanti. Grazie Claudio, grazie a Claudio Fusani, grazie a Alessandro Sansoni, grazie a Livio Gigliuti e grazie al professor Sabino Cassese per essere stati con noi questa mattina. Adesso la linea va a Coffee Break e ad Andrea Pancani. Domani per il dibattito di Omnibus ci sarà Frediano Finucci e da lunedì ci sarà Flavia Fratello. Noi ci rivediamo i primi di agosto. Grazie e buona giornata a tutti.